consueto appuntamento con la fotografia targato Mattina 9, come sempre lo affrontiamo in compagnia di Jenny Maggiore, manager di Maggiore Fotografi. Lo facciamo in maniera molto particolare, caro Jenny, questa mattina. Buongiorno. Ciao, ciao Claudio, buongiorno. Perché parliamo di una tecnologia che sta prendendo sempre più piede. Parliamo degli eventi, matrimoni, battesimi, comunioni, la realtà aumentata. Che cosa vuol dire in fotografia? Ecco, sì, la realtà aumentata, diciamo che è un'innovazione che sta prendendo piede negli ultimi periodi e stiamo cercando di approntarla anche nell'ambito fotografico. In che cosa consiste? Diciamo che nel termine, proprio nella traduzione letteraria di quello che va a significare, la realtà aumentata non è altro che la percezione della realtà che si vede tutti i giorni, ma con l'aggiunta di elementi informativi del tutto virtuali, che possono essere per esempio foto, video o informazioni varie. Perfetto, direi che si tratta di una nuova frontiera un po' da un certo punto di vista della fotografia. Sì. E in quale contesto si applica proprio? Allora, diciamo che la realtà aumentata è nata nell'ambito militare, giusto per dare più o meno un'idea di quello che è, da dove è nata. E se noi pensiamo per esempio ai caccia da combattimento, i piloti dei caccia devono avere sempre la visuale, certo, sull'obiettivo e sulla traiettoria da seguire, però in quella stessa visuale, senza doversi distrarre, nel visore che hanno all'interno del loro casco hanno tutti questi elementi che possono essere per esempio la velocità dell'aereo, la distanza dalla base, l'obiettivo, il mirino, ciò che devono centrare. Quindi diciamo che così si iniziano a dare delle prime informazioni senza cercare di distrarre il pilota. Poi nell'ambito invece tecnologico, che Google ha fatto molti passi in avanti creando i Google Glass. Che cosa sono? Sono degli occhialini che possono essere utilizzati da chiunque grazie ad un sistema innovativo. Hanno un software che danno la possibilità di dare informazioni all'utente che lo indossa su quello che vede. Quindi mi spiego molto più semplice: se tu stai camminando per strada con questi occhialini, tramite questo sensore potrai vedere qual è la strada, il nome della strada, certo, l'indirizzo che stai cercando, la distanza da un altro punto, e magari puoi anche... Se fosse un GPS incorporato praticamente dentro, che ci illustra un po' quello che, sì, abbiamo davanti. Sì, e poi a parte questo qua puoi comunque connetterti con i tuoi social, ricevere telefonate, videochiamate, mandarti sms, quindi hai la possibilità di interagire stando fermo, però avendo tutta questa visuale davanti. È molto chiaro, però se sei d'accordo io lancerei una clip che spiega bene il concetto, poi ritorniamo in studio e lo commentiamo, vediamo. Intanto complimenti per il video, ben fatto, molto affascinante, accattivante. Grazie. Siamo quasi alla fantascienza in qualche maniera. Sì, sicuramente l'idea principale è quella, quindi siamo riusciti ad essere proprietari di questa tecnologia e a portarla nel mondo della fotografia. E in che modo però funziona questa cosa? Alla fine abbiamo un software, un'app dedicata per cercare di fare interagire l'utente con l'album, quindi come abbiamo visto dalle immagini gli sposi possono collegarsi con il loro telefonino sulla pagina dell'album, e in modo, come dicevi tu, magico, fantastico, le immagini statiche diventeranno magiche dinamiche. Quindi se vogliamo per esempio raccontare il momento cronologico dell'arrivo in chiesa della sposa, ci saranno sull'album diversi fotogrammi che racconteranno quindi vari step dell'ingresso, magari dell'uscita dall'auto e mentre percorre la navata, ma avvicinando quindi il telefono con la realtà aumentata sull'album, quell'immagine si tramuterà quindi in video e daremo delle informazioni in movimento dello stesso momento. Questo è in linea di massima l'idea che abbiamo sulla realtà aumentata, quindi cercare di dare tanta innovazione, tanta tecnologia ai nostri amici sposi.
Hai detto informazioni, a questo proposito io ne darei sito internet, contatti importanti per conoscere questo tipo di tecnologia, non soltanto, anche magari in prossimità di un matrimonio. Sicuramente ci sarà a casa qualcuno che deve sposarsi o fare una celebrazione, un evento particolare, e ha bisogno di contattarmi. Sì, noi principalmente il primo contatto lo prendiamo tramite il social, tramite quindi tutte le nostre pagine Facebook, Instagram riferite a Maggiore Fotografi, e poi c'è il nostro sito www.maggiorefotografi.info. Ecco, noi lavoriamo comunque per appuntamenti perché, diciamoci la verità, abbiamo tanti impegni, tante cose, due studi tra Napoli e Somma Vesuviana, quindi chi si vuole approntare, chi si vuole avvicinare, vuole ricevere delle informazioni, ma giusto pure per farsi un'idea di quello che noi offriamo, gli consiglio di collegarsi al sito e magari ricevere le prime informazioni e iscriversi alla newsletter in modo tale che di volta in volta gli arriveranno nella casella mail tutte le informazioni necessarie per scegliere un fotografo di livello. Grazie ancora Gianni Maggiore, manager di Maggiore Fotografi, per essere stato in nostra compagnia. Grazie. Andiamo in pubblicità. Grazie, di nuovo Claudio. Insieme.